You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Tutti bentornati e bentornate in questo nuovo video. Oggi sono qua per farvi un video che me l'avete richiesto in davvero tantissime. Non in questo periodo, ma abbastanza tempo fa era uno dei video più richiesti qua sul mio canale. Non so perché, ma in precedenza, quando era molto richiesto, non l'ho mai registrato. Non chiedetemi il motivo, perché nemmeno io lo so. Però la luce va via. Però in questo periodo, non so, mi è venuta voglia di registrare questo video, quindi ho deciso di farlo. Oggi sono qui per darvi 5 consigli su come aprire un canale YouTube. Quando vado su Instagram e rispondo ai direct, in tantissime mi chiedete sempre: Ambra, ma mi dai dei consigli su come aprire un canale YouTube? Ambra, come faccio a convincere i miei? Ambra qui, Ambra su, Ambra. Oggi sono qua per rispondervi a tutte queste domande. La prima cosa in assoluto che dovete avere è il permesso dei genitori, perché magari i genitori, per privacy, non vogliono mostrare, non lo so, il proprio figlio, la propria figlia a comunque una piattaforma, perché YouTube è una piattaforma con tantissima gente. Purtroppo c'è gente anche non buonissima, quindi ci sono i pedofili e tutta quest'altra gente. Comunque è un posto non pericoloso, però bisogna fare attenzione. E quindi il permesso dei genitori è la prima cosa che dovete avere. Non saprei come aiutarvi su come convincere i genitori, perché io inizialmente i miei genitori avevano detto di sì, però solo il busto. La faccia non mi si doveva vedere. Poi man mano hanno visto che crescevo, che mi piaceva sempre di più, li ho convinti. Mi raccomando però, ragazze e ragazzi, il permesso dei genitori è la prima cosa. Ora invece iniziamo con i 5 consigli. Il primo consiglio è di avere una buona videocamera. Allora, io registro con la Canon EOS 700D, ma fino a 3 settimane fa non avevo un'altra Canon che non aveva lo schermo girevole, quindi io non mi riuscivo a vedere lì. Io tipo adesso lì mi vedo, ciao. E quando avevo l'altra, perché era una macchina fotografica, non l'avevo. Però come avete visto, sono riuscita a registrare comunque, quindi anche se non avete una, non lo so, una videocamera, però una macchina fotografica senza lo schermo girevole si può fare lo stesso. Però vi consiglio di avere una macchina fotografica / videocamera abbastanza buona, perché la qualità sarà superiore e i video saranno più belli. E sicuramente avere anche un computer, un iPad, un telefono, non lo so, comunque un'app per editare i video, scusatemi. Per gli Apple io vi consiglio assolutamente iMovie, è semplice da utilizzare, e pensate un po' che con iMovie hanno editato pure dei film, quindi per un semplice video da caricare su YouTube direi che è perfetto. Il secondo consiglio che vi do è sempre di usare una buona luce. Io uso, non so come si chiamino, aspettate. Io uso le smart box, se si chiamano così. Comunque sono, raga, adesso succede qualcosa. Vabbè, sono queste. Io ne ho una a destra e l'altra a sinistra, e come potete vedere fanno una luce incredibile. Però se non potete acquistare, diciamo, queste lampade, perché comunque costano un po', potete farli tranquillamente con la luce del sole, quindi con la luce naturale. Magari beccate una bella giornata. Io vi consiglio di registrarli dalle 3 in poi, che la luce è bellissima. E niente, quindi se non vi potete procurare 2 lampade, una lampada eccetera, la luce solare, quindi la luce naturale, è perfetta. I consigli tecnici, diciamo, sono finiti. Ora il terzo consiglio che vi do è di portare sul vostro canale sempre argomenti originali, quindi magari non copiare una youtuber o uno youtuber ogni video che fa, farla anche voi e caricarlo, perché ragazzi, copiando non si arriva da nessuna parte, bisogna avere la propria personalità e la propria originalità. Quindi portate sempre sul vostro canale video originali che magari rappresentano la vostra personalità, vi fanno conoscere al pubblico un po' meglio, e niente, questo. Quarto consiglio, e questo è quello di cui tutti quanti hanno paura, delle critiche.
Allora, le critiche. Sappiate che le persone che vi criticano e magari dicono delle cavolate perché nemmeno vi conoscono, non so, aprono il video, non sanno cosa fare, hanno deciso, ma sì, andiamo ad insultare Ambra, quindi aprono il video, vi fanno fare intanto visualizzazioni e ragazzi, pensate anche a queste cose. Vi fanno fare visualizzazioni, però intanto vi lasciano un commento negativo che magari non ti conoscono neanche, perché non ti conoscono e tipo, cosa me ne faccio io della tua critica che hai lasciato lì? Niente, quindi fregarsene assolutamente delle critiche. Dovete pensare che le critiche è pubblicità. Ed è vero, perché è pubblicità? Perché queste persone non sanno cosa fare durante il giorno, vengono a guardare i tuoi video e ti criticano pure, capito? E raga, non ha senso come cosa, quindi le critiche, quelle negative, assolutamente no. Mentre le critiche costruttive, vi invito assolutamente a leggerle e con le critiche costruttive si può assolutamente migliorare. Ovviamente le critiche costruttive sono totalmente diverse dalle critiche negative. Quinto e ultimo consiglio è di essere sempre attivi sul proprio canale, quindi portare sempre contenuti nuovi sul proprio canale, magari ogni settimana e non magari fare una settimana con 5 video, 2 settimane senza video. Capite che c'è qualcosa qui? Quindi equilibrare i video in base a tutte le varie settimane, non so se mi avete capito. Questi erano i miei piccoli 5 consigli, che diciamo che sono i consigli principali, diciamo così, e più importanti. Se questo video vi è servito e vi è piaciuto, lasciate un bel like, io vi mando un grosso bacio e vi invito a seguirmi su tutti i miei social. Ciao!